ragazzi, sono Hyde e oggi torno con un nuovo trucco di magia, con una nuova illusione che non farò questa volta con tutte le carte, ma con solo due carte, ovvero i due joker che non uso mai, quindi il joker in colore, quindi bianco e nero, e il joker colorato. Userò questi due, quindi metto via l'altro mazzo, li faccio vedere bene, ok, avanti e dietro, in questo modo. Ok, e oltre a questi due voglio anche usare questa busta trasparente, ok, voglio farvi vedere questa busta vuota trasparente e per ultimo una graffetta. Voi direte, come si collega tutto questo materiale? Beh, adesso vi faccio vedere. Allora, la prima cosa che vado a fare è prendere il Joker in colore, quindi in bianco e nero, e lo vado a mettere dietro la busta, quindi guardate, lo metto dietro la busta, ok, in questo modo. E vado a prendere poi il Joker colorato e lo vado a mettere invece davanti alla busta, in questo modo. Quindi ho la busta, che avete visto era vuota, e i due Joker, quello colorato davanti e quello in colore dietro. E vado, cosa mi serve quindi la graffetta? Serve per chiudere, ok, per sigillare, se riesco, aspetta, entrambi i Joker alla busta, in questo modo. Quindi cosa avremo? Avremo un Joker dietro e un Joker davanti, in questo modo. E una busta in mezzo alle due carte. Ora, sembra tutto qualcosa di ordinario, di normale. La busta, voi eravate sicuri al 100% che la busta fosse vuota, ve l'ho fatto vedere, era trasparente. Bene, ma basta davvero uno scocchio di dita per andare ad aprire la busta in questo modo. Entrare col pollice, ok? E tirare via da dentro la busta una banconota da un dollaro. Basta davvero poco perché dentro la busta appaia una banconota da un dollaro. Vado a far vedere la busta, le due carte che erano una dietro e una davanti. E la busta che era completamente vuota come all'inizio. Ok ragazzi, questo era il trucco, il breve trucco che ho deciso di proporvi per oggi, per questo video. Io spero davvero che vi sia piaciuto, era comunque corto ma di grande effetto. Se è così, come sempre, mettete un bel mi piace, commentate scrivendo quello che volete e mi raccomando ragazzi, condividete, perché come dico sempre è importantissimo condividere i video per aumentare il pubblico del canale. E come ultima cosa, forse molto importante però, andate a mettere mi piace alla mia pagina di Facebook, che trovate il link nella descrizione. È importante, vi dico, perché ultimamente ho deciso di pubblicare alcuni mini magie, quindi magari magie proprio corte corte, come video su Facebook, per non stare a fare un video di 10 secondi su YouTube. Quindi per non perdervi neanche un trucco di magia, comunque seguire le attività del canale, andate a mettere mi piace alla mia pagina Facebook. Detto questo, direi che ci vediamo al prossimo video, al prossimo trucco di magia. Bella!